Oggi siamo a Verona per parlare del panettone e con noi il signor Michele, responsabile della produzione dello stabilimento che ci ospita. Qual è il primo passo per questa produzione? È la preparazione del lievito naturale, partendo dalla pasta di madre acida, la quale una volta lavorata con successivi passaggi è pronta per essere utilizzata nell'impasto. A questi poi vengono aggiunti altri ingredienti che sono appunto la farina, il zucchero, le uova, il latte, il burro, i canditi e l'uvetta. Quanto è importante la lievitazione? La lievitazione naturale è molto importante in quanto impartisce al prodotto finito un aroma e un sapore caratteristico, oltre a una migliore conservabilità. Dopo la lievitazione passano alla fase di cottura, quanto dura? Dopo la fase di lievitazione, la lievitazione stessa impiega circa 12 ore, viene la fase appunto della cottura, alla quale con circa 50 minuti si ottiene il prodotto cotto e a una temperatura di circa 180 gradi. Durante la lavorazione ho visto che avete poi tagliato il panettone e bucherellato i pandori. No. A cosa serve questo tipo di... Questo serve per far sì che alcune bolle che si formano nella fase di lievitazione vengano espulse nella fase poi della cottura. Quanto dura la preparazione di un panettone? Diciamo sui 30-36 ore.